continuiamo la nostra orizzontale con le birre di Maestri del Sannio e passiamo un'altra birra, beh, bottiglia un po' più grande, ma comunque con alcolico contenuto, sì. Con aggiunta di frutta, ma come al solito non cambiamo la prassi e quindi facciamo la sigla, le informazioni con la scheda e poi ce la apriamo. Birrificio appunto, come anticipato, ai Maestri del Sannio, e ci troviamo a Cerreto Sannita. Il nome di questa birra è Spaccarella, che già indica probabilmente cosa ci succederà. Esatto. No, lo stile è anche in questo caso una wild beer, una fermentazione spontanea, come dicevamo lo scorso video. Non possiamo usare il nome Lambic, anche se ne diciamo ricalca un po' lo stesso metodo produttivo. Non indicato il valore di IBU, anche in questo caso non è così essenziale, esatto, non è importante. 5 invece il grado alcolico. Quindi molto sessionable, molto in stile classico. Esatto, va bene anche per il periodo estivo, anche perché presumibilmente questi video usciranno a fine aprile, perché ne ho ancora qualcuno pronto, quindi può andare bene come... Certo. Con la stagione calda, bottiglia da 75 centilitri, bicchiere, anche in questo caso un bicchiere a chiudere, noi abbiamo dei bicchieri da vino, ma... tulipano, possono andare bene anche quelli, palloni eccetera, e temperatura di servizio anche qui direi 12-14 gradi, non andrei più in basso per evitare di chiuderci troppo il bouquet aromatico. Di Maestri del Sannio abbiamo già parlato in due video, quindi potete recuperare o il video precedente della settimana scorsa o quello di un paio d'anni fa. La differenza di questa rispetto alle altre due è che appunto c'è l'aggiunta anche in questo caso di frutta, come nella sorbe bevuta, sì, prima. In questo caso però si tratta di albicocche, anche in questo caso sono frutti sempre locali. È la fofona italiana praticamente, no? Sì, l'idea, in effetti, è quella. L'idea sì, è quella. La fofona, io quella volta che l'ho assaggiata, l'ho trovata, adesso probabilmente nei commenti mi uccideranno per questo, però vabbè, pazienza, l'ho trovata forse quella un po' meno intrigante per me di Cantillon, perché l'ho trovata, diciamo, la parte fruttata era, l'albicocca tendenzialmente dovrebbe essere un frutto comunque abbastanza acido, no? Come il lampone, per carità. Sì. Però insomma, invece io l'avevo trovata la fofona un pochino... Non troppo, nel senso che non va bene, però l'ho trovata un po' più morbida, un po' più fruttata, un po' più rotonda, un po' meno lambic come idea. Vabbè, il loro nome è For Fun, di fatto, sì. Fufun sta a dire quello. Ci sta, sì. Quindi... Sì. E vediamo questa com'è la variante italiana, vediamo com'è. L'ho avuto una volta solo la Fufun a Bruxelles e quindi... Quello che penso è che non contano quelle cose, perché c'è l'esperienza del viaggio in Belgio, certo. Non so come dire, assolutamente, altera un po' la percezione, non sei così oggettivo, no? Perché stai facendo una vacanza, tutto quanto, esatto. Quindi, sì, esatto, poi arriva dopo giorni di bevute comunque importanti e non senti più nulla. Quindi vediamo. Posso andare anche a Trielina, che tanto va benissimo. Trielina Reserva Barrel-Aged, benissimo. Niente, prima di aprirla, come le altre, c'è questa etichetta sempre abbastanza semplice sulla carta, non è neanche carta lucida, appiccicata poi incollata alla bottiglia, e il tappo con tappo il loro logo. Non c'è neanche qua sughero, a quanto pare, no? No, il loro tappo da corona e si vola. Andiamo diretti? Chi vuole aprirla? Vai, io apro l'ultima. Vado io, allora. Direi. Sono sempre intrigato dal colore delle birre, perché soprattutto quello con la frutta, ecco, per esempio in questo caso il colore mi sorprende. Te ne aspettavi un attimino più aranciata? Esatto. Ragazzi, allora, posso dire una cosa, io sono a mezzo metro circa dai bicchieri. Ma Maestri del Sannio, nonostante non siano particolarmente aggressivi come bouquet, arriva subito, cioè non so come fanno, cioè chiedergli qualche info in più, suggerimento. Mi è finito dentro un filo di fondo sulla tua. Easy. Mi sono fermato in tempo, però è leggermente tutta. Più velata, no, c'è il fondo adesso, ma sì, vabbè, perché sì. Ho visto che stava per arrivare il fondo e mi sono fermato. Cioè, ma sai che in queste birre secondo me il fondo in realtà è ok, che inficia magari la parte visiva. Però le saison, queste birre con magari la frutta dentro il fondo è... Perché, beh, allora, la parte migliore. L'idea è, secondo me, la frutta, o se non viene sterilizzata prima, contiene
se è biologica, per esempio, dei lieviti suoi, quindi apportano una ricchezza. Secondo me, versare il lievito, anzi, è un plus, secondo me. Sì, ma il lievito esausto, cioè proprio le cellule, magari anche già parzialmente lisate di lievito, potrebbero avere un sapore. Ah, cioè, okay. Quindi quelle componenti lì potrebbero avere un sapore, non è detto che sia piacevole, che sia piacevole. Okay. Però appunto sono scuole diverse, perché su alcune birre c'è scritto di versare anche il lievito, alcuni prima che finisse la bottiglia raccolgono il fondo e lo versano. Ecco, io non sono d'accordo sul fatto che sia una regola che vada bene sempre. Sì, è vero, dipende dalla birra. Alcuni produttori, adesso stavo, probabilmente il video sarà già uscito quando uscirà questo, ma stavo scrivendo un video per la storia di Duvel, perché è interessante che rubano un lievito in Scozia, insomma è interessante come storia, e sono andato sul sito e c'è proprio scritto espressamente non versare, dice gli ultimi un centimetro di bottiglia da 33 non versarlo. Ok, non lo so. Allora io per esempio sugli stili trappisti e al di là dell'origine, parlo proprio come stile trappista, quindi le double, triple, quadruple e in particolar modo le saison, io lievito lo verso insieme sempre, perché è un, secondo me, secondo, soprattutto nelle saison, è talmente caratterizzante, talmente riconoscibile che è parte integrante del prodotto. Altra birra magari come quelle inglesi in cui magari il lievito è neutro, allora ok, è un po' inutile, rischia di... Allora, mi sono accorto adesso, montando il video, che questa parte potrebbe essere fraintesa, cioè qui si parla di quanto il lievito possa incidere a livello organolettico, aromatico e anche gustativo, nominando lieviti neutri o lieviti più caratterizzanti, come appunto, come dice giustamente Davide, i lieviti caratterizzanti delle saison e in generale del Belgio. Ciò che però non vorrei passasse come messaggio, qui mi sembra che ci sia questo inconveniente, comunque potrebbe essere mal interpretato questo messaggio, è che sia il gusto del lievito, cioè delle cellule proprio di lievito, che sia differente nei diversi ceppi. In realtà il gusto della cellula di lievito credo sia uguale in tutte le specie e sottospecie, o meglio appunto ceppi, che si sceglie di utilizzare quando si brassa la birra. Ciò che cambia molto nei lieviti cosiddetti neutri rispetto ai lieviti invece più caratterizzanti è che ciascun lievito nel proprio metabolismo produce, oltre a alcol etilico o etanolo che dir si voglia, e anidride carbonica, produce tutta una serie di altri sottoprodotti di fermentazione, e questi sottoprodotti possono essere tanti, pochi, ma soprattutto possono essere molto diversi tra loro. Per esempio, i lieviti cosiddetti fenolici producono dei particolari composti, i fenoli appunto, che hanno questa caratterizzazione aromatica che va dal, può ricordare il coriandolo, il chiodo di garofano, il pepe molto spesso, in casi molto più spinti si arriva al cosiddetto descrittore di medicinale e così via. I lieviti che producono aromi molto caratterizzanti, per esempio in mente i lieviti Weiss, producono quell'aroma spiccato di banana, perché sappiamo che quel lievito, come diciamo sottoprodotto di reazione assieme a tutti i prodotti che fa 15 o 2 etanolo, come dicevamo prima, anche l'isomilacetato, che è questo composto che ha questo forte profumo di banana, e quindi quel lievito caratterizzante, ma la cellula di per sé non sa di banana, per così dire. Certo, è vero che tutti i composti che produce il lievito sono inizialmente all'interno della cellula, poi verranno in parte espulsi all'esterno appunto della membrana cellulare, ma comunque mangiando il fondo di lievito non è che sentiamo esattamente quei composti che sono all'interno. Cioè, se una cellula esausta di lievito ad alta fermentazione, quindi Saccharomyces cerevisiae e del ceppo utilizzato per le Weiss, è particolarmente ricca di isomilacetato, la cellula di per sé non saprà di isomilacetato, e quando si romperà nel nostro stomaco e le proteasi del nostro stomaco attaccheranno quindi la membrana e la liseranno, sì, verrà liberato questo isomilacetato, ma ormai è nello stomaco. Quindi ecco, di per sé, quello che io intendevo dire, che preferisco non versare il lievito perché vado a interferire con il fondo che c'è di quella bottiglia, che è principalmente il lievito esausto, qualche altro piccolo residuo, qualche proteina magari che si è depositata, residuo di luppolo per esempio, o altre cose. È quello che tendenzialmente ha un sapore che personalmente preferisco non aggiungere
al resto appunto della birra. Dai, proseguiamo, stiamo divagando parecchio. Beh, effettivamente sei abbastanza limpido, tranne purtroppo la tua Davide, mi spiace che verso un filo di fondo e te l'ho interrompita, ma appunto una roba visiva. Vuoi far cambiare il bicchiere? No, ha detto lui che la parte migliore me lo tengo. Okay. Okay. Poca schiuma, il colore non indica albicocca assolutamente, cioè non sarebbe riconoscibile il frutto alla vista sicuramente. Allora, io ho comunque una leggerissima sospensione, c'è un po' di particolato, non so se l'avete anche voi. Sì. Il colore è molto da, sempre quasi da sidro, vagamente. Sì, sono molto chiare. Però malti, non so, pils, pale, non scuri sicuramente, no. Esatto, sì. Malti, neanche. Vabbè, allora, il fatto che sia torbida può essere anche il frumento non maltato, che è sempre della varietà romanella anche in questo caso, quindi quello sicuramente non aiuta. Sì, Blanche Weiss hanno una torbidità, una velatura data proprio dal frumento, anche con tanta avena sì, ci sono un po' di velature. Passiamo al naso. Mm-hmm. E beh, il naso richiama molto Cantillon di fatto. Sì, eh? Questo sì. Sì, forse l'intensità rispetto a quella di prima è un po' più bassa. Prima a questa distanza arrivava già qualcosa, adesso mi sembra... Vabbè, l'albicocca è un frutto, diciamo, l'albicocca qua si sente sicuramente, la polpa è un frutto più leggero, più tenue sicuramente come sentori. Mm-hmm. Però è molto, molto vicino a Cantillon, siccome la cantina, la muffa, tutta la parte, diciamo, non sento sentori ematici, no. Quindi sì, la parte di animale, passato il termine, non lo sento muffa, la polvere, cantina, un po' di cuoio forse. Sì. Però sì, molto non molto è ematico comunque. No. Cioè, senti verso la fine magari la buccia del frutto. Sì. Mm-hmm. Sì. Ma verso la fine proprio è ancora bella mascherata. Secondo me deve prendere un attimino di temperatura. Sì, sì, è vero, perché questo non l'abbiamo tirato fuori presto. Io sento anche una florealità. Secondo me un trait d'union di Maestri del Sannio è la florealità. Cioè, nel senso, c'è questo sentore erbaceo, floreale, delicatissimo, che tende verso il fiore bianco, il fiore rosa, diciamo, che secondo me è un po' il loro trait d'union, secondo me. Ok, adesso inizia un po' di più forse. L'albicocca viene fuori un po' di più, né, con la temperatura, sì. Ma adesso mi sembra di sentire anche un po' di agrume, non lo so, molto leggero. Pompelmo però, non limone. È vero, forse sì. Secondo me, dopo vabbè, è chiaro, ci si influenza a vicenda, purtroppo per fortuna quando si degusta insieme ci si influenza. Sì, ma è anche la cosa buona perché ci dà uno spunto magari che non è... Assaggiamo? Vai, assaggiamo. Mm-hmm. Che ho sete? Molto più sour del previsto. Mm. Wow! Citrica. Wow. Sì, qui l'acidità è importante, Quello quale prima, sì. È un'acidità da pompelmo senza la parte sapida. Cioè che il pompelmo ha parte tagliente, ma dopo diventa sapido. Però è amaro. Questa parte non c'è. È esattamente il pompelmo rosa, c'è l'amaro, la piccolissima stringenza in fondo. Non ti aggredisce tantissimo neanche questa. No, non ti aggredisce, ma siamo per esempio lontani anche dai livelli, che so, di Rodenbach, quel tipo di... Non è acetico sicuramente, acetico, esatto. No, certo. Però è un acido citrico da agrume, pompelmo secondo me. Neanche da lampone, perché il lampone è un po' più verticale, un po' più una lama, una spada. Gli agrumi sono un po' più larghi come acidità in bocca, però è veramente buona. Ecco, questa rispetto alla precedente sorbe, andiamo già in un territorio in cui, a meno che non sia dei bevitori coraggiosi, devi avere un po' di allenamento nel palato, via, si sa, l'acido e l'amaro sono due gusti che non vanno costruiti un pochino, no? Sì. Però sai, il problema di questi gusti qua, no, è che bevuto un sorso te ne chiama subito un altro, è difficile fermarsi. O li ami o li odi, cioè non c'è la via di mezzo, non è una birra che prenderesti perché dici vabbè me la bevo così. O la rifiuti, cioè come hai detto anche tu, devi avere un minimo di... Io faccio il maleducato, mi verso un goccino di lievito perché voglio vedere la differenza. Vai. Lievito. Adesso a me è arrivato un spunto così proprio di erba che prima non avevo sentito, ma... Non è che non ci hanno lasciato un goccino. No, ma se vuoi prendilo...
Io l'ho intorbidita, ne ho versato credo forse qualche millilitro, vedi che come si è già più intorbidito, sì, il prodotto. Cambia assolutamente, sì, è molto più marina, molto più salata. Ah sì? Sì, mm-hmm. È venuto fuori una parte proprio iodata. Cioè, come se il pompelmo si fosse sviluppato, ecco. Mm. E sto, se prima stavo masticando la buccia dell'albicocca, adesso sto mangiando un pompelmo rosa. Sì, 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 è proprio cambiata la birra. Tra l'altro, anche qua... Con lievito intendo, non tanto per la temperatura, parlo proprio dell'aggiunta di lievito che ho effettuato poco fa. Adesso noi stiamo registrando inizio aprile, come dicevo prima, magari va in onda un po' dopo, ma... Per l'estate questa è pazzesca, perché è proprio fresca, nel senso la freschezza acida è quella roba che secondo me col caldo... Ci saranno anche quest'estate 40, più di 40 gradi, sì, come la scorsa, questa la cerchi, la desideri, perché... sì, sì, sì. Sì, non so spiegarlo bene, ma l'acido secondo me è una cosa che ti raffresca, ti dà quella sensazione. A proposito, parlando di... Ti raffresca, quindi ti... In voglia, però sì, 5 gradi, quindi insomma sì, siamo... Esatto. Sì, beh, questi sono... Dire che è alcolica mi fa un po' sorridere, no, tutto no, sommato, quindi una birra... Assolutamente questa no. Qua, secondo me, con un... Se sei a Venezia, in piazza San Marco, stai mangiando del grandissimo baccalà mantecato, che insomma, sono, per origini sono un fan sfegatato, lei ti è la tua detersione, cioè ti lava la bocca e ti prepara il successivo. Se poi in più nel baccalà c'è un qualche goccia di limone e del pepe rosa, spacca. Sì, beh, di fatto sì, sì, comunque sì, il limone col pesce ci sta bene, certo, quindi... Ha provato anche questa, pollice in su, ma assolutamente a due mani, molto sì, molto bene, sì sì sì. Ci sarebbe il meme di Chuck Norris, Chuck Norris. Approved. È interessante perché comunque restano birre eleganti alla fine dei conti, e ripeto, traslata sempre nel panorama sperimentazione spontanea, è ovvio, sì, sì, restano comunque birre eleganti, non aggressive, che accompagnano tutto pasto, tutto sommato, non ha una, magari con le carni o con gli intingoli magari trovi qualche limitazione per la spalla, sai, alcolica, ma per tutto il resto, per sì, quanto riguarda il pranzo o le cene estive, direi che non ha limiti. No, sì, è stata per salata, per dire, sì, ma anche come dicevi prima, proprio questione aperitivo, questa è... Cioè con... i crackers anche banalmente, una stupidata. Sì, 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 sì. Ma sì, ci metti insieme una cosa così fresca ed è ottima, ottima. Dei crackers magari integrali o... Ci va avanti con sì, un'ora, sì, sì, un'ora tutta. Sì, un piatto di tre volte semplice, ma può essere il cracker. Maestri del Sannio, io ribadisco, mi hanno stregato dalla prima volta che ho assaggiato alla Spina la Cerasella. Inizio a capire. Loro fanno anche non ricordo se è una quadruple o un barley wine. Ah, sì? Non vorrei dire una stupidata, ma comunque fanno una birra a grande spalla alcolica. Che sarei, purtroppo non ho ancora trovato in giro e sarei molto curioso di provare. Di non spontaneo loro, ho assaggiato solo la Saison, che avevo preso dei fusti, e molto buona. Allora, a me piace tanto perché è molto Saison Dupont, cioè è quell'agrumato molto preciso, molto pulito tra virgolette, quindi insomma so che a te non piace particolarmente, ti piacciono le Saison un po' più rustiche. Sì, ecco, sì, 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 sì. Io credo, non so, un po' per legame affettivo forse, perché è una delle prime birre con cui mi sono avvicinato al Belgio, è la Saison Dupont, ecco, quella mi ha ricordato quel agrume, quel luppolo pulito a fine sorso. No, non certamente, non è che intendo dire che Dupont sia una birra scadente. No, però non è così, anzi, è stata grazie a lei che la Saison un pochino ha preso un po' di piede a livello di conoscenza. Però è uno stile con le Saison. Però amo più la Saison, un po' più proprio classico stile dell'Eno, quindi rustica, fienosa, che un po' di stallattico, lattata anche. Che non c'è nella Saison Dupont, ovviamente. No. E infatti è bello fatto assaggiare. Non bene, dai, quindi con la spaccarella ancora di Maestri del Sannio. Skol.